Siamo con il mister Coriallo, diciamo il primo tempo al corrente alternata, forse la sua strigliata è stata utile. Il secondo tempo avete giocato e da lì bisogna ripartire. Assolutamente, questa è una squadra che ha purtroppo per caratteristiche anche di età e di esperienza questi alti e bassi. Il primo tempo avevamo preparato una partita e puntualmente purtroppo è successo tutto il contrario, anche se quelli erano proprio i punti su cui ci dovevamo focalizzare. Comunque l'Ascoli è una signora squadra e ha colpito in ogni modo possibile su ogni errore nostro. Al secondo tempo sicuramente la squadra è stata più cattiva, più grintosa, ha giocato più semplice, ma è riuscita a mettere più intensità in quello che faceva e quindi ha anche portato a casa, complice magari anche un minimo di adagiamento dell'Ascoli, 4 gol e comunque una prestazione che dà fiducia a questi ragazzi, questo sicuro. Abbiamo visto dei giovani che sono buone speranze, un Pettinari grande polvere, ma anche altri. Sì, allora il progetto Corinaldo è tutto qui. Il progetto Corinaldo sono i Fedeli, i Pettinari, i Pianelli, Agostinelli. Ci abbiamo dei ragazzi che sono parte di questo progetto ormai da anni, hanno fatto tutta la trafila delle giovanili e adesso giustamente calcano i campi di Serie B perché è giusto che sia così e perché se lo meritano. Per diverse partite sono stati tutti e cinque tra 2002 e 99, tutti e cinque in titolare in campo e questa è tutta esperienza per loro. È ovvio che a oggi non posso chiedere loro la luna, però so che un giorno me la daranno.